Ciao ragazzi, in questo video vi spiegherò come scegliere la giusta misura di distanziale. Come sapete ci sono diverse possibilità per ogni distanziale, quindi possiamo scegliere dei piattelli da 5 mm, da 12, 16, 20, 25, sino a 50. Vorrei subito premettere una cosa che sicuramente sarà d'aiuto. Il fatto che ci siano tutte queste misure non significa che queste misure vadano certamente bene per il tuo specifico caso. Sono misure che vanno certamente bene sul mozzo di quell'auto. Quindi, in pratica, il foro centrale e l'interasse dei bulloni sono specifici per una determinata auto, ma non significa che se monti il 50 mm su una determinata auto, hai la garanzia che non ci siano contatti tra ruota e carrozzeria. No, perché non è possibile, garantirlo? Perché naturalmente l'auto del cliente, consentitemi, in oggetto, quindi dell'acquirente che vuole acquistare un distanziale, può avere dei cerchi più larghi, più spessi, può avere un'auto più bassa per delle molle ribassate o semplicemente per degli ammortizzatori scarichi. E ci sono dei fattori che possono rendere possibile magari il corretto utilizzo di un distanziale da 12, ma non magari quello da 16. Allora come si fa? Il consiglio che io do è sempre quello, prima di effettuare l'acquisto del distanziale, è quello di misurare effettivamente e semplicemente di quanto spazio si dispone tra il bordo della carrozzeria, quindi la sua proiezione, e la ruota. Ok? Quindi se questa è la ruota e questa è la carrozzeria, noi dobbiamo far scendere un filo con un pesino da qui e misurare la distanza tra questo filo e la ruota. Questa distanza qui. Quindi, se vogliamo installare un distanziale da 20, dobbiamo avere almeno 22, 23, 25 di spazio. Se abbiamo 16 di spazio, non possiamo installare un distanziale da 20, possiamo installare un distanziale da 12, 13. Possiamo anche installare uno da 20, però quando andremo a caricare l'auto potrebbero esserci dei contatti tra carrozzeria e ruota. Molto molto semplice. D'altra parte, se l'auto è parecchio alta, quindi magari, non so, faccio l'esempio del Jeep Renegade Compass, che magari possono avere poco spazio, però la carrozzeria è qui. Allora in quel caso è solo un discorso, una valutazione estetica, nel senso che dobbiamo decidere dove vogliamo arrivare e lo possiamo fare misurando. Quindi questo è il consiglio che vi do. Partite dalle misure. Non vi innamorate di alcune misure di distanziali disponibili, ma partite dallo spazio che voi avete effettivamente a disposizione e fate questa misura, prendete questa misura sia davanti che dietro, perché noterete che è diversa. Non a caso i kit più venduti sono quelli ibridi, misti, ovvero una misura magari da 12 avanti e una da 16 dietro, oppure una da 16 avanti e una da 20 dietro. Quindi prendete prima la misura e poi scegliete il prodotto e non vi sbaglierete, ve lo garantisco al 100%. Ciao ciao!